Bene, ora vediamo la seconda parte della lezione del 20 aprile, che sarà sempre sostanzialmente sulle telecamere. Vedremo ancora alcune cose e poi continueremo ovviamente le slide. Chiudiamo questo. Allora, nella parte precedente eravamo sostanzialmente arrivati qua, dopodiché ci eravamo soffermati sul funzionamento delle telecamere. Avevamo provato a vedere una telecamera industriale in funzione e quindi avevamo anche visto quali erano le sue caratteristiche, qual era la possibilità di risoluzione che si poteva ottenere e quant'altro. Ora, quali tipi di telecamere ci sono in commercio? Beh, moltissimi. Allora, qui adesso vi faccio vedere questa brochure che ovviamente potete trovare anche su internet. Questo è un fornitore, forse il fornitore più importante a livello mondiale. E di strumenti di misura in generale di tipo ottico, come potete vedere c'è veramente di tutto di più. Okay. Per esempio questo è l'indice. Vedete che sostanzialmente ci sono lenti, specchi, finestre. Finestre servono per far passare, sostanzialmente per bloccare il passaggio dell'aria, quindi una vera e propria finestra, però al tempo stesso quindi impedire il passaggio della polvere, però diffusori, filtri di tutti i tipi, polarizzatori, beam splitter. I beam splitter sono degli oggetti che servono a riflettere soltanto una parte della luce incidente, sono molto utili in certi tipi di illuminatori, prismi o fibre ottiche, eccetera, eccetera. Poi vabbè, il laser qui non li vediamo, non ci riguardano, l'optomeccanica. Sono tutti sistemi, vediamo se riesco. L'optomeccanica sono tutti sistemi che permettono di montare quelli che sono chiamati banchi ottici, però qua ci interessano fino a un certo punto. Laser, anche qui ci interessano fino a un certo punto. Microscopi, microscopia in generale, quindi sostanzialmente sistemi di ripresa in grado di vedere dettagli molto piccoli di vario tipo, anche a mano. Anche camere relative, obiettivi, infinicoretti del tipico obiettivo moderno da microscopio. E invece questa era la parte che volevo vedere, adesso molto brevemente. Vedete, obiettivi per imaging, quindi per scattare fotografie e quant'altro. Adesso magari, ecco, vedete, obiettivi a lunghezza focale fissa, lenti liquide. Allora, vedete, queste sono cose apparentemente strampalate, però in realtà sono molto utili. Qua, vedete, questa è una cosiddetta lente liquida. Ovviamente si fa per dire liquida. Però quello che conta è che internamente contiene un liquido, veramente contiene un liquido, e questo liquido può essere controllato elettricamente, polarizzandolo in modo opportuno. E quindi questo significa in altri termini che voi potete cambiare la messa a fuoco del sistema, sostanzialmente applicando la tensione. Vedete qui, eccolo qui, vedete voi avete, ovviamente qui non si legge bene nel display, ma comunque qui c'è scritto C-mount electrical lens driver. Ok. E poi stavamo dicendo vabbè, lenti varifocali, varie altre cose, filtri, accessori. Questi sono obiettivi molto piccoli, microvideo, perché servono per telecamere praticamente prive della montatura. Adesso vi faccio vedere che è interessante anche questo. Qua, vedete? Ruggerized, quindi per ambienti industriali,
le dimensioni, queste sono, vedete, sono i millimetri. Adesso qui nel filmato non so se si riuscirà a vedere bene, ma le dimensioni sono i millimetri. Questa è la lunghezza focale, vedete 3 e 4, quindi sono molto piccoli già di per sé, quindi siccome la lunghezza focale è molto corta, intrinsecamente anche il sensore deve essere di piccole dimensioni, però queste sono le dimensioni fisiche, vedete sono molto piccoli. Ok, A, B e C sono questi valori qua. Vediamo se si riesce. Vedete? A è il diametro, B è la lunghezza e C è il diametro interno. Ok? E vedete che, quindi, per esempio, il diametro A è dell'ordine di 14 mm, quindi più piccolo dell'unghia del pollice, e sono anche, soprattutto quelli più corti, molto corti. Vedete, B sostanzialmente è un cubetto, vedete, perché viene fuori 14, 16 e di C e D. Qua, questo è D. Bene, quindi andiamo avanti. Qui ci sono, vedete, vari tipi di queste micro lenti. Sono costruite per essere montate direttamente su piastra. Vediamo se riesco. No, non c'è, comunque, non importa. Ecco, vedete qui, per esempio, mi capita un'altra cosa che vedremo più avanti. Queste sono le lenti convenzionali. E questo è un tipo di lente che viene molto usato in ambito industriale, sono le lenti telecentriche. Vedremo meglio in cosa consistono, sono molto importanti in ambito industriale. È assolutamente fondamentale che voi ne conosciate l'esistenza. Vedete, poi, appunto, lenti telecentriche, lenti zoom, quindi focale variabile, lenti speciali, varie cose più o meno strane, 3-8-9. Faccio vedere quello di carta, non quello su video perché è più comodo da sfogliare. Poi naturalmente è chiaro che se uno deve comprare ha bisogno di... Ecco qua, vedete, queste sono per esempio il borescope, serve per andare a guardare all'interno di... vedete, hypercentric lens, sono lenti assolutamente particolari per scopi speciali. Vedete? Queste per esempio sono lenti sostanzialmente, qui erano lenti per microscopio, vedete? In grado di vedere ad esempio fare controllo di processo. Diciamo che tutto questo catalogo è sostanzialmente sia per chi effettua esperimenti in laboratorio, ma principalmente per chi lavora in ambito industriale. Infatti in ambito industriale questo catalogo lo trovate sul tavolo dei vari responsabili. Che devono gestire le cose. E poi vedete tipi di camera, di telecamera, vedete che ci sono varie marche. Una delle più famose è la Basler, usata moltissimo, ma è anche molto diffusa la FLIR. La FLIR ha acquisito la Point Grey, che è quella di cui avevo fatto vedere la telecamera, quella che è a guasta. E poi ce ne sono vari altri tipi. Le DALSA, vedete, 4-17. Sono molto importanti perché, eccole qua, vedete, questo è un tipo di telecamera normale, ma ci sono anche quelle lineari, che adesso qua non ci sono, ma comunque, che vedremo anch'esse. Inoltre la cosa interessante del sito di questo distributore, che distribuisce cose prodotte da altri, tipo una cosa tipo Amazon per intenderci, però vende anche cose prodotte in proprio. Per esempio, vedete, queste sono camere di loro produzione, ovviamente il sensore non è loro. E, per esempio, quella che abbiamo visto nella passata lezione era proprio della Monoptics. In particolar modo era la, andiamo a vedere, 400, vediamo se c'era già nel listino. Eccolo qua.
questo qua, vediamo se la trovo. Allora, era un sostanzialmente andare a vedere la risoluzione. Eccola qua, ecco, trovata. Era questa telecamera qua. Questa. Vedete? Questo è l'item number, questo è il modello dell'Edmund Optics, in questo caso è proprio prodotto da loro, quindi questo è il sensore, vedete, che è della ON Semiconductor. Vedete che da mezzo pollice l'area sensibile è di 6,1 x 4,6 mm, quindi piuttosto piccola. I pixel sono quasi 5000 x 3007, in totale fanno 18 megapixel. Il pixel size vedete che è di 1,25 micron, cioè molto piccolo. Il frame rate massimo è 21 fps in certe condizioni. L'otturatore è di tipo rolling shutter, vedete qua per esempio invece un global shutter. La differenza, se vi ricordate, quell'effetto gelatina è dovuto al fatto che è un interruttore di tipo rolling. Per inciso anche questa webcam è di tipo rolling. Se provate, ah, adesso qui si vede un po' meno, ma tutti questi otturatori sono quasi tutti di tipo rolling. Ok? Vedete, questo più o meno il prezzo. Ecco, poi l'ultima cosa che volevo dirvi. Naturalmente tutte queste telecamere le potete anche comprare dai vari distributori, i prezzi cambiano, nel senso che vi conviene naturalmente individuare la telecamera che fa il caso vostro, poi la comprate ovviamente dove costa meno. Tutte le varie aziende hanno delle convenzioni, dei distributori preferenziali, eccetera, eccetera. Però la cosa più interessante è che se voi andate per esempio a vedere, vedete qui, questi sono i vari settori merceologici, chiamiamoli così, 338. Ripeto, tutte le stesse cose sono anche su internet. Vedete, siccome loro ovviamente vendono a persone che spesso non hanno una formazione adeguata sui dettagli tecnici, ovviamente sono esperti del prodotto, ma non del prodotto e del processo, ma non di quello che serve loro esattamente. E vedete che qui ci sono delle introduzioni in cui spiegano le cose. Per esempio, vedete questo interessante perché qui ci mette sostanzialmente le formule principali, quelle che possono servire per fare dei calcoli più o meno approssimativi. Vedete? Quindi, per esempio, questo è un obiettivo di tipo CMOS, come quello che abbiamo usato ieri, cioè l'ultima volta. Vedete? Questo si chiama tiraggio. Eccolo qua, tiraggio. Back flange distance. Ok? Vedete che è di 17,526 mm per la montatura da cineprese, cinematografica. Ok? Poi questa è la pupilla d'ingresso, pupilla d'uscita. La distanza di lavoro naturalmente è calcolata dalla battuta perché io questo è lo spazio libero che ho a disposizione tra l'oggetto che fotografo e l'obiettivo prima che vada a toccare. Ok? Qui c'è ovviamente il filetto e questo è il sensor size che è coperto da questo obiettivo. Ok? Ma ci sono molti di questi tutorial che sono fatti decisamente bene e che contengono informazioni molto utili. Vedremo qualcos'altro anche più avanti, però diciamo che al momento ci basta così. Ora, il resto che volevo farvi vedere era però un'altra cosa, e cioè, allora vedete, noi qui abbiamo la telecamera che abbiamo usato in precedenza, vedete? Quindi l'obiettivo, come vi avevo detto, ha una distanza che c'è tra la flange d'attacco qua e il sensore che è messo più o meno qua, pari a circa 17 mm, cioè quello che abbiamo visto prima.
Ok, e si chiama tiraggio. Tanto per dare l'idea, il tiraggio di una reflex come la Nikon standard è intorno ai 45 mm. Ok? Quindi è molto più grande. Quindi questo significa che un obiettivo Nikon si può montare qui sopra perché basta mettergli un anello che distanzi in più, mentre un obiettivo con tiraggio, quindi C-mount, con tiraggio da 17 mm non lo potete montare sulla Nikon standard reflex perché dovreste infilarlo dentro il bocchettone, è cosa impossibile, andrebbe a toccare nello specchio. Bene, allora, però io volevo, per concludere il discorso sulle telecamere, fare un discorso un pochino più generale, perché questa è una cosa che capita abbastanza spesso nei temi d'esame e quindi è importante vederla. Allora, vedete, questo è l'obiettivo, ok? Quindi facciamo finta che l'obiettivo sia una lente singola. Okay. Non è mai una lente singola perché altrimenti non avrebbe abbastanza, sarebbe soggetta a un numero eccessivo di aberrazioni, una quantità eccessiva di aberrazioni. Dopodiché vi dicevo che qua più o meno c'è il sensore e quindi io qui ci metto il mio sensore. In realtà è più piccolo di così perché se vi ricordate erano 4-5 mm, quindi è più piccolo, comunque non importa. E dopodiché a questo punto vedete che io faccio una cosa di questo genere. Perfetto. Allora, questa è la lunghezza focale F quando state inquadrando un oggetto che arriva da infinito, quindi con raggi tutti paralleli. Quindi se i raggi arrivano da infinito sono paralleli e si focalizzano nel fuoco. Dopodiché, se voi avete, per esempio, state inquadrando, queste fate finta, cos'è un oggetto infinito? Una stella. Ok? Normalmente si intende per infinito qualcosa che è circa almeno 10.000 volte la lunghezza focale. Notate che qui, nel nostro ambito, l'ambito industriale, non siamo mai a infinito perché lavoriamo a 20, 30, 40 centimetri. Però è un caso generale, no? Allora, per esempio, quindi io questo è messo qui, supponiamo che qui ci sia la nostra stella. Ok? Supponiamo che qua ce ne sia un'altra. Ora, quest'altra stella manda dei raggi paralleli. Ok? Dove vanno a finire questi raggi? La lente li concentrerà e li concentrerà un po' più in là. Ok? Al contrario, se io la stella la mettessi qua, mi produrrebbe l'immagine qua. Quindi, a seconda di quanto è grande il sensore, io posso focalizzare o no un oggetto più o meno lontano dal centro. E ovviamente questo, vedete, questo angolo qua è il semiangolo massimo di inquadratura, nel senso che a un certo punto io se mettessi un oggetto qui, ok? Questo oggetto mi andrebbe a produrre cose di questo genere che probabilmente focalizzati li farebbero finire qua e quindi finisce fuori dall'inquadratura, per cui io non riesco a vederlo, però limitiamoci a quello che riusciamo a vedere. Ora, quindi, però come vi ho detto, noi non siamo mai a, non lavoriamo mai a infinito e allora lavoriamo da un po' più vicino. Allora, rimetto, ecco, vedete qui, metto il sensore più o meno dove dovrebbe essere, vedete più o meno qua. Ora, rimetto la mia lente, rimetto il mio sensore, questa volta cerco di farlo delle dimensioni giuste, vedete che più o meno è così, forse è già troppo grosso probabilmente. Bene, a questo punto io, anche la lente in realtà è troppo grossa, eh? Okay. Benissimo, allora io però qui fotografo un oggetto che è piazzato per esempio qua, ci metto il mio omino. Ok? Ci metto il mio omino e questo omino lo mandiamo a fu qui sopra. Ok? Bene. Allora, adesso chiamiamo questa distanza qui, la chiamiamo V. E quest'altra distanza qui
chiamiamo U. Ok? Ora, c'è una legge dell'ottica che probabilmente avete visto a fisica 2, che si chiama è la legge delle lenti, ok? Dice che 1 su U più 1 su V uguale 1 su F. Ok? Naturalmente non, questo tipo di legge non tiene conto della diffrazione, però nel nostro caso non ci crea problemi. Ora, supponiamo che l'oggetto qua sia, adesso va bene, magari non una persona, ma un oggetto di dimensione pari a, per esempio, 5 centimetri. Ok, non 50, 5. Ok, 5 centimetri. Aspettate che metto di nuovo fuoco un po' meglio. Ora, se questo è un oggetto di 5 centimetri, facciamo così, così evitiamo problemi. 50 mm. Questo oggetto da 5 centimetri, quanto diventa grande sul sensore? Perché è quello che ci serve. Ok? Allora, questa è una domanda classica che capita spesso nei temi d'esame e riguarda il cosiddetto concetto di ingrandimento. Ora, l'ingrandimento, nello specifico, scritto come V diviso U. Ok? Quindi questo significa che supponiamo che questo oggetto sia molto molto vicino, ok? E V diviso U andrà verso 1. Ok? In realtà non è esattamente così semplice, comunque adesso lo vedremo meglio. Molto bene. Ora, però U, V ed F sono correlati da questa legge. Bene, estraendo da questa legge questi valori, viene fuori che U è uguale a F per 1 più 1 su M e V, scusate, V è uguale a F per 1 più m. Ok? Bene, in sostanza, supponiamo di avere il nostro oggetto che guardiamo qui, un po' più distante naturalmente. Quant'è la distanza su cui noi dobbiamo regolare la nostra messa a fuoco che è qua? Beh, sarebbe U. Ok? Però normalmente il vero calcolo è fatto su, diciamo che questa distanza qui sarebbe U, ma il complessivo che ci interessa a livello industriale è U più V, perché ci interessa sapere, perché in realtà misurare questa posizione è molto molto difficile, anche perché la lente si sposta, pasticcio. Mentre invece il sensore lo sappiamo bene dov'è, più o meno qua, ok? E quindi noi con un metro laser possiamo misurare con molta precisione questa distanza. Quindi noi in realtà possiamo misurare abbastanza facilmente U più V. Ok? Noi U più V la chiamiamo D. E dunque D è questa cosa qua. Ok? Ora, se voi andate a sommare questo più quello, e mi viene fuori F per 2 più, vedete, 1 più 1, 2, più M più 1 su M. Ok? Questa è una legge importante, praticamente l'unica vera formula che utilizzeremo. Quindi questo significa che se io riesco a calcolare l'ingrandimento e conosco la lunghezza focale dell'obiettivo, ok, ottengo la distanza. Allora, come faccio? Perché mi serve l'ingrandimento? Perché, per esempio, io potrei essere interessato
ad avere una precisione massima qui. Per esempio, io potrei desiderare di vedere di questo oggetto che è di 50 mm, potrei voler vedere, quindi vedete, per esempio, in questo caso l'obiettivo è da 25 mm. Supponiamo che la distanza qui sia di 25 centimetri, quindi 10 volte tanto. Okay? Approssimativamente l'ingrandimento, vedete che sarà grosso modo, beh, sarebbe 0,1 perché è calcolato in questa maniera, diciamo che sono 10 volte. Okay? Quindi questo significa che se questo oggetto è di 50 mm, qua mi viene di 5. Ora, perché questa cosa mi interessa? Perché io qui ho un sensore che, questo sensore naturalmente ha delle sue specifiche. Quindi è per esempio un rettangolo. Ok? Per esempio il sensore di quella telecamera lì è circa 5.000 per 3.008, ma facciamo 4.000 dai, tanto non cambia molto. Ok? In realtà non è questo il rapporto d'aspetto normale, ma perché dovrebbe essere un 4 terzi. Comunque, approssimativamente facciamo finta che sia così. Ok? Quindi, siccome ciascun pixel è da 1,25 micron, questa dimensione sarà 1,25 in 10 alla meno 6 per 5 in, per 5 in 10 alla 3, 5.000. Ok? Quindi viene fuori, sostanzialmente questi sono metri, sono metri. Ok? Quindi questo significa, possiamo, va bene così, sostanzialmente sono 5 per 1,25, quindi boh, 6,25, circa 6,25 mm, cioè 10 alla meno 3 metri, perché questo ovviamente diventa 10 alla meno 3 metri. Quindi significa che questo sensore diventa di 6,25 mm. Ora, in generale noi di solito non procediamo in questa maniera perché sul datasheet, come abbiamo visto prima, c'è già questa dimensione, però c'è anche questa di dimensione. Quindi con questa più questa, questi due dati sono assolutamente esatti, non possono essere errati sul datasheet, a meno che proprio ci sia un errore di stampa. Quindi moltiplicando questo per questo, notate che questo 1,25 di solito è la distanza tra due centri. Ok? Perché in realtà il pixel spesso è un po' più piccolo. È un po' più piccolo perché nello spazio che avanza c'è la circuiteria del CMOS, ma questo a noi interessa relativamente poco in questo caso. Quindi vedete 1,25 per 5.000 è la nostra dimensione. Quindi questo significa che siccome 1,25 mm è il meglio che io posso fare, cioè il pixel più piccolo che ho, questo significa che in questo caso io avrei 25 centimetri, 25 mm, 10 volte, i 50 mm diventano 5 mm. Quindi il mio oggetto, una grossa moneta, ci sta qui. Perfetto. Con che risoluzione riesco a leggerla? Allora, supponiamo, e questo è il tipico sistema industriale, no? Il vostro committente dice che vuole vedere sull'oggetto fotografato, naturalmente, non quello del sensore non è importante, sull'oggetto fotografato vuole vedere un decimo di millimetro. Ok? Questo è un classico. Cioè 100 micron. Perfetto. Allora, se io qui ho 100 micron, 100 diviso 10, quindi i miei 100 micron qui diventeranno 10 micron. Ora, con questa telecamera riesco a vedere i miei 10 micron? Sì, tranquillamente, perché il mio pixel è da 1,25 micron. Quindi, in sostanza, questo è un problema di progetto, no? Proprio un tipico problema ingegneristico di tipo industriale. Vi dicono, devo inquadrare un oggetto che è di dimensione di 50 mm. Ok?
E di questo oggetto voglio vedere i dettagli con una precisione di un decimo di millimetro. Voi scegliete tutto il resto. Questo è proprio tipico anche dei temi di esame, perché io cerco di mettere degli esercizi che abbiano ricaduta industriale. Ok? Quindi osservate un oggetto di 50 mm, lo dovete vedere tutto perché magari è un oggetto di cui dovete fare dell'analisi di processo. Ok? E volete vedere i dettagli di un decimo di millimetro. Dovete soddisfare queste due condizioni. Il resto lo scegliete voi, in realtà non è sempre così facile, perché per esempio U, anzi non U, la distanza tra l'oggetto e la battuta dell'obiettivo di solito non la scegliete voi, perché siete magari all'interno di una macchina industriale, lo spazio che c'è è quello che c'è, nel senso che magari è troppo poco e quindi dovete stare troppo vicini, oppure magari troppo perché dovete stare lontani perché qua in mezzo ci sono delle cose che si muovono, okay? E quindi vi dovete un po' arrangiare. Però, in generale, se avete la possibilità di scegliere tutto il resto, voi potete decidere, va bene, mi metto 25 cm di distanza da qui, quindi un po' meno dall'obiettivo. Prendo una focale di 25 mm, faccio i miei conti, ok? Questo l'ingrandimento è 10, quindi questo 50 diventa 5 mm. I 5 mm ci stanno nel sensore perché facendo le moltiplicazioni ci stanno. Quindi io riesco a inquadrare tutto, c'è anche un po' di margine, perché vedete che mi fa 6,25 mm. Quindi riesco a inquadrare tutto quello che mi serve e inoltre per quanto riguarda la precisione di nuovo ci sono perché io ho un decimo di millimetro, cioè 100 micron che divisi per 10 fanno 10 micron. Qui ho dei pixel da 1,25 micron, ce n'è basta che avanza, ok? Tranquillamente. Potrei anche rilassare un po' i criteri. Per esempio potrei scegliere un sensore con pixel più grandi. Ricordo che pixel così grossi, così piccoli non sono proprio ottimali da un certo numero di punti di vista. Ok? Perché hanno poca capacità di raccogliere fotoelettroni. E, peraltro, per esempio, nei telefoni cellulari moderni sono tutti fatti così per ovvi motivi di dimensione, no? Vedete che questo è lo spessore di una telecamera, ma sul cellulare questo spessore non ce l'avete assolutamente, avete a disposizione pochi millimetri lo spessore di un telefono cellulare. Quindi automaticamente siete costretti a compattare tutto moltissimo. Quindi, in sostanza, voi avete a disposizione a livello progettuale, ok? E quindi vi troverete nel tema di esame questo tipo di domande. Possono esserci domande di vario tipo. In generale, lato utente, l'utente vi dice, ok, devo inquadrare un oggetto grande tot e voglio vedere dei dettagli di una certa dimensione. Inoltre, se volete, vi do in più questa distanza qui. Perché questa distanza è legata appunto alla macchina su cui è montato il sistema, ok? Macchina industriale. Se siete fortunati, questa distanza ve la lasciano scegliere, perché magari siete in fase di co-design e quindi state progettando assieme al progettista della macchina la macchina, e quindi siete fortunati e riuscite a, diciamo, interagire col progettista. Di solito non avviene, e quindi il progettista vi dice: qui tu hai 15 cm, arrangiati, ok? Quindi sulla base di questo voi dovete andare a scegliere la lunghezza focale, che in questo caso era 25 mm, questa, ok? Dopodiché dovete andare a scegliere la distanza di lavoro e questo. Notate che U è la distanza, però voi non la sapete perché qui non sapete con precisione dov'è. V non è 25 mm, perché sarebbe 25 mm se inquadraste una stella infinito. Ma questo oggetto non è infinito, quindi è un po' di più, ok? In particolar modo è F per 1 più M. Quindi in sostanza quello che vi serve per calcolare D e per calcolare U e V è l'ingrandimento. E l'ingrandimento ce lo potete avere perché è quello che vi può servire. Per esempio, voi dovete, diciamo che avete una serie di parametri liberi e li dovete mettere assieme in modo sensato. Perché poi naturalmente quando poi andate a vedere sul catalogo non è che avete a disposizione tutti i possibili sensori, tutte le possibili dimensioni di micron, di pixel in micron, tutti i possibili obiettivi, tutti i possibili campi inquadrati, tutte le luminosità, perché poi naturalmente dovete anche decidere sulla base del diaframma, però questo è un fattore che vedremo più avanti. Ok? Quindi diciamo che per oggi completiamo quindi qui il ragionamento di progetto in questa maniera. Ripeto, il committente vi dice che cosa inquadrare e con che precisione vederlo. Ok? Voi potete, entro certi limiti, decidere a che distanza mettervi, che obiettivo scegliere, che sensore, sia in termini di dimensioni che in termini di dimensione del singolo pixel.
utilizzando queste formulette, sostanzialmente questa. Ok? Come potete calcolare l'ingrandimento? Ma l'ingrandimento lo potete, allora, calcolarlo in questo modo è piuttosto complicato, ok? Ma in pratica, se uno inquadra un oggetto, inquadra qualcosa che ha una certa dimensione, quelle mire che vi ho fatto vedere servono anche a questo. Perché io inquadro un oggetto di dimensione, non lo so, 5 mm e vado a vedere sul sensore quanto è grande. Come faccio a vedere quanto è grande? Beh, lo posso vedere con precisione elevatissima, perché una volta bisognava scattare una fotografia e poi mettersi a misurare sulla pellicola, scomodissimo, funzionava pure male. Qui invece è facile, perché siccome ogni pixel so esattamente quant'è la datasheet, vado a contare quanti pixel occupa quell'oggetto, moltiplico e ottengo la dimensione sul sensore. Dividendo questo per questo ottengo automaticamente m. Dato m, io posso calcolare la distanza totale. Ok? Ora, se voi lo fate nella pratica, vi accorgerete che questa formula non è completamente esatta. Ok? Noi non vedremo i dettagli ulteriori, ma non è completamente esatta perché sfortunatamente la lunghezza focale negli obiettivi che si usano oggi non dipende, non è sempre fissa. Okay? Dipende essa stessa dalla distanza per motivi che non stiamo a guardare qua, sono legati allo schema ottico, a come è costruito lo schema ottico, perché ci sono molte lenti oggi che hanno degli schemi ottici flottanti, cioè con le lenti che si spostano una rispetto all'altra. Quindi questo significa che F varia leggermente, quindi questa formula non funziona perché F sta variando, quindi o sapete i vari valori di F che però di solito non ci sono nel datasheet oppure non funziona. Quindi l'unico sistema sicuro al 100% è quello sperimentale. Ok? Se invece vi accontentate di diciamo, di una stima, un tanto al chilo, che però in ingegneria di solito funziona abbastanza bene, l'ingrandimento non è altro che la distanza, questa distanza diviso questa. Quindi, se voi, siccome questi obiettivi non sono di dimensioni enormi, la lunghezza focale ce l'avete sull'obiettivo, c'è scritta sopra 25 mm, questa la misurate, togliete qualcosina perché il centro della lente non è lì. Fate finta che questo rimanga 25 mm, perché vedete che questo qui in realtà non è tanto, questa parte non è tantissimo, dipende dall'ingrandimento. Ok? Se voi andate molto vicino, questa diventa importantissima. Quindi, per esempio, se voi andate a 25 mm di distanza, allora questo diventa 2 volte F, quindi è molto importante, ma altrimenti no. Ok? Quindi potete trascurare questo termine, trascurare questo termine. Cioè trascurare sostanzialmente questa parte. E quindi voi avete U, questo non lo potete trascurare perché è denominatore, quindi esplode. Però questo lo potete misurare facilmente, questo lo considerate pari alla lunghezza focale, fate la divisione e ottenete l'ingrandimento. Ok? Bene, con questo direi che abbiamo terminato questa parte che è relativa al progetto di sistemi ottici mediante telecamere.